Nel 2013 ci siamo trovati nella situazione di dover cambiare la nostra infrastruttura in quanto era in scadenza il contratto di outsourcing che abbiamo tuttora con Infracom. E la situazione era quella di una parte, della parte di front-end già adeguatamente strutturata e virtualizzata che ci consentiva flessibilità, mentre invece la parte di back-end, quella cosiddetta Base Oracle, era ancora su architettura tradizionale, su macchine discrete, e su questa eravamo arrivati al limite delle performance di cui avevamo bisogno. Le nostre esigenze erano fondamentalmente tre: contenimento dei costi, avere spazio per realizzare nuovi progetti per aumentare la qualità del servizio alle nostre reti, e ultimo, non perdere l'opzione del disaster recovery, che in una infrastruttura informatica basata su web è fondamentale, in quanto un fermo di servizio si sarebbe riflesso sulle reti con conseguenze abbastanza pesanti. Con Infracom e Oracle abbiamo trovato la soluzione in un'architettura ingegnerizzata, exadata, basata su un ottavo, su entrambi i siti, che non sono più, come erano prima, uno attivo e uno disaster recovery, ma tutte e due active-active. Questo ci ha dato la possibilità di sfruttare pienamente tutte le risorse disponibili. Da questo progetto ci aspettiamo fondamentalmente un uso più efficiente delle risorse, delle maggiori performance, ma soprattutto la capacità di poter realizzare nuovi progetti indispensabili per il rilancio delle nostre reti.